Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo il bagnetto a due chihuahua molto molto paurosi ma super coccoloni. Ma prima di partire con il video vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi video. E a questo punto, raga, vi lascio al video. Questi sono i prodotti che sto utilizzando io per adesso, il balsamo Splendor al cocco, sebbene sia per umani e sia molto economico, ha un inci veramente ottimo e mi ci trovo benissimo con i miei cagnolini. Inodorina invece è super conosciuta, ecco Tremotino. Tremotino sarà il primo a fare il bagnetto ed è un chihuahuino a pelo lungo tricolor. Se non ci conoscete, probabilmente vi starete chiedendo cos'ha Tremotino nell'occhietto. Allora, questa semplicemente è la ghiandola della terza palpebra. Nei cani col musino un po' cortino capita che in seguito a dei traumi, a degli incidenti, eccetera, possa uscire fuori dalla sua sede. E in questo caso è capitato mentre giocava con Cora, che poi vedrete che facciamo il bagnetto anche a lei. È capitato che Cora lo ha graffiato giocando, e però faremo un'operazione per rimetterla a posto. Lui solitamente non ha paura di niente, ma ho scoperto che se c'è una cosa proprio che odia è fare il bagnetto. Veramente voleva in tutti i modi scappare e in questo caso non lo so, è veramente pericoloso e bisogna stare attentissimi perché così giovani è un attimo che si buttano giù e si fanno male, però raga, ogni tanto il bagnetto bisogna farlo assolutamente e veramente lui ha un pelo super morbido e dopo il bagnetto mi veniva voglia proprio di sbaciucchiarlo tutto il tempo perché era qualcosa di super super morbido e profumato. Ecco qui che gli metto il balsamo. Tra l'altro questo balsamo ha un profumo di cocco meraviglioso, raga, io lo adoro. Se c'è una cosa super importante quando facciamo il bagnetto ai nostri cani è quella di sciacquarli perfettamente e
asciugare bene, prima col phon, ma se fa caldo caldo come adesso, approfittatene poi per finire di asciugarci meglio all'aria aperta. Eccolo qua, non è bellissimo dopo il suo bagnetto? Io sono tutta bagnata, veramente, però che bisogna fare? È così, guardate che lucido, brilla proprio alla luce del sole e ci rilassiamo in braccio alla mamma. Bando alle ciance, perché adesso tocca a Coco, quindi io ho sciacquato e eccoci qua, pronte. Coco ha già capito e non ne vuole proprio sapere, però per fortuna è buonissima, quindi alla fine con un po' di coccole si convince. E tocca anche alla piccola Coco fare il bagnetto. Lei, contrariamente a Tremutino, che è solitamente un cuor di leone e quindi fa strano vederlo spaventato, lei è una tipa molto più timidina, molto più paurosina e quindi ci sta che abbia paura anche in questa circostanza. Però devo dire che mentre Tremutino reagisce in modo un po' irruento, proprio da maschietto ribelle, lei è buonissima, quindi più ha paura più si mette proprio tranquillina, buonina, ha queste reazioni, quando ha paura di qualcosa non reagisce ma si mette lì tutta così e quindi fa una tenerezza veramente assurda, me la sarei sbaciucchiata per tutto il tempo.
Ragazzi, il video è finito, grazie per averlo guardato fino alla fine. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di farmelo sapere con un bel like. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. A questo punto, raga, io vi mando un grosso bacio e ci sentiamo qui sotto nei commenti.